Incontro tra il Movimento 5 Stelle, tra potremmo definirli ambasciatori del Movimento 5 Stelle, capeggiati da Vicepresidente della Camera, onorevole Di Maio, e anche dall'onorevole Brescia e da un altro onorevole del Movimento 5 Stelle, delegazione per andare a parlare di riforme da Maria Elena Boschi e altro Del Rio, credo. Quindi praticamente Renzi e Grillo fanno scendere in campo definiamoli pedoni, così giusto per parlare in maniera un pochino diversa, le loro pedine o pedoni per andare appunto a discutere in ala scoperta per vedere se c'è la possibilità di dialogare per cercare di riformare in meglio quella che è per esempio il sistema di elezioni, il sistema anche di fare e di gestire lo Stato, quindi di riformare la Costituzione, le riforme costituzionali di cui si parla praticamente da quando è stata fatta la Costituzione nel 48, credo, se non erro, si è subito sentito il bisogno di riformare. Quindi dal 48 sono passati almeno 70 anni che si parla di riforma costituzionale, se ne parla sempre più, forse è bello e fa da un tono ai politici quando dicono dobbiamo fare le riforme, sì, dobbiamo mettere mano a fare le riforme costituzionali. Il politico si dà un tono di importanza, si sente quindi consacrato. A potere, quindi del proprio mandato che ha ricevuto, e quindi insomma, avete capito che voglio dire. Non è facile perché appunto è un cane che si morde la coda, nel senso che sarebbe facile fare delle riforme se una Costituzione fosse facile da mettere in pratica, ma siccome è complesso usare la Costituzione italiana, ecco lì che diventa ancora più complesso riformarla, quindi è un casino. Incredibile. E infatti non c'è mai riuscito nessuno, ricordo D'Alema, ricordo anche lo scorso, se ne parla sempre, non c'è mai riuscito nessuno. Onorevoli capigruppo del Movimento 5 Stelle, chi è che parla? È Matteo Renzi. Siamo seri, non si scherza con le riforme, perché con le leggi, perché purtroppo chi guida la macchina o il pulmone dell'Italia, dove siamo tutti noi dentro, sono proprio queste leggi e chi governa. Quindi non si scherza su queste cose, perché a volte il pullman può anche sbandare, si può far male qualcuno, l'economia può andare male, si può vivere male, si può insomma campare male. Onorevoli capigruppo del Movimento 5 Stelle, la lettera che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha inviato ai grillini. Ecco il testo. Rispondo alla vostra ringraziandovi per l'apertura di un dialogo franco, aperto e trasparente nell'interesse dell'Italia. Grillo aveva detto, Renzi, fino adesso noi non abbiamo mai voluto parlare con te perché non ci interessa a noi parlare con i delinquenti, con quelli che hanno rubato, tutti a casa. Però siccome adesso appunto abbiamo perso le elezioni malamente europee, siccome siamo quasi per essere cacciati via alle prossime, insomma forse è il caso che ne parliamo. Un po' duro sono stato, mi perdonino quelli del Movimento 5 Stelle, però in parte è così, no? In gran parte è così, lo sanno anche loro. Bisogna dialogare, anche da dentro il Movimento 5 Stelle c'è stata una grande richiesta di dialogo, ma anche io che ho votato alle politiche 2013, il Movimento 5 Stelle, ho da sempre detto che bisogna dialogare con gli altri, perché gli altri rappresentano circa 22-23 milioni di persone. Come fa un partito politico che non so quanti voti ha avuto, mettiamo 10 milioni, come fa a non dialogare con chi ne ha avuti 22? È impossibile, ci devi dialogare. Quindi io poi, nel momento in cui si è stata presa una linea di posizione del Movimento 5 Stelle, grillina o non grillina, certo, Grillo è quello che deve, fa il diktat, no, sul suo blog, perché chi non la pensa come lui, chiunque la può pensare diversamente come lui, però chi non la pensa come lui viene espulso. Ah, ecco, figuriamoci se sta al governo,
che cosa sarebbe successo a chi non avrebbe pensato con la testa di Grillo. Allora, ne avrei avuto paura, con rispetto per Grillo che dice tante cose giuste. Andiamo alla missiva, la vostra lettera del 16 giugno scorso, è passato praticamente 10 giorni quasi, conferma che ci sono molte cose che continuano a vederci su fronti contrapposti, ma proprio per questo giudico importante, dice Matteo Renzi, che le forze politiche più rappresentative del paese provino a scrivere insieme le regole del gioco, quindi la Costituzione e le riforme elettorali. Quindi PD e cosa si chiama? Movimento 5 Stelle e forse anche la destra, un po' la destra, Forza Italia e la nuova, il nuovo centrodestra. Nessuno ha la verità in tasca, tutti possono dare una mano, io almeno la penso così e lavoro con determinazione per arrivare insieme a questo obiettivo comune. La settimana prossima l'Italia gioca una partita molto importante, Italia-Uruguay, no? Una partita molto importante. Sarà personalmente in Parlamento martedì, cioè oggi, per affrontare i temi del Consiglio europeo e del semestre di presidenza italiana. Abbiamo sul tavolo innanzitutto la questione immigrazione e conto sull'aiuto di tutte le forze politiche di buona volontà per respingere la montante propaganda xenofoba, non solo italiana, ma esigendo impegni concreti dalle istituzioni comunitarie. La Commissione Affari Costituzionali entrerà nel vivo sulle tematiche della riforma costituzionale. La bellissima, la bella, Maria, la carina, no scherzo, la bella ministra Maria Elena Boschi, che è il ministro delle riforme costituzionali. Il Parlamento riceverà il primo decreto attuativo della semplificazione fiscale. Ma qui più che oltre che semplificazione, anche diminuzione, Matteo, delle tasse. Vabbè, il Parlamento riceverà il primo decreto, bla bla bla. Alcune aziende annunceranno investimenti e la creazione di posti di lavoro, non certo la mia. Dunque c'è molto da fare e non c'è tempo da perdere. Vi propongo di vederci mercoledì, domani, in un orario da concordare insieme. Vi chiedo soltanto di conoscere meglio l'interlocutore della vostra richiesta di dialogo. Mi avete scritto come Presidente del Consiglio e dunque possiamo vederci a Palazzo Chigi, bene, con una delegazione dell'esecutivo, Maria Elena Boschi e Del Rio. Ma avete anche evidenziato l'importanza del successo elettorale, sottolineatura di cui vi sono personalmente grato, che come ovvio è un successo elettorale non del governo, del Partito Democratico. Se preferite confrontarvi con noi come PD, allora organizzeremo una delegazione del partito e dei gruppi parlamentari. Aspetto vostri nomi. Nel frattempo, buon lavoro e viva l'Italia! Oggi si gioca Italia-Uruguay. Speriamo, insomma, quindi Matteo Renzi molto furbastro, no? Vedete come dice viva l'Italia, si gioca l'Italia, ha usato il termine partita, quindi si aggancia a quello che è i media, il popolo, poi dice furbasso, è politica, è politichese, è propaganda. Poi dice, sì, poi diciamo io vi ospiterei nel governo come dovrebbe essere, perché comunque cioè, loro credo che si stanno rivolgendo, no, alle riforme costituzionali, al ministro delle riforme costituzionali Boschi e a lui in quanto Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Però poi Renzi ha accennato, capito, alle elezioni, per quindi far vedere questa lettera, ribadisce al popolo italiano, e a noi ce lo ricorda giustamente, perché quando uno vince è bene che lo ricordi, che lui ha vinto e che quindi insomma ha vinto grazie a lui il Partito Democratico, ed è vero probabilmente, ma non solo grazie a lui, il Partito Democratico ha vinto soprattutto grazie a Grillo, e appunto dice, però se volete vi porto al Partito Democratico, insomma. Non so poi dove andranno, questi si andranno quindi al Partito Democratico e poi chissà dove, a questo punto, quindi a via sempre vicino a Palazzo Chigi, la traversa, quella dove c'è la sede del Partito Democratico, non mi ricordo il nome, una traversa di quella che scende, come si chiama? Regia, come si chiama? La discesa che scende, via del Tridone, grazie. No, parlo con il mio alter ego perché non c'è nessuno qui. Via del Tritone,
questa è la lettera. Sarà fatta a Palazzo Chigi e sarà data in diretta streaming, la parola magica, no? Anche che comparirà in questo titolo, perché quando si dice diretta streaming delle partite, dei concerti, di questi incontri che chissà che diranno, poi alla fine dicono: ok, ciao, ciao, io non la penso come te, tu sei cattivo, io sono. Ci si dà un tono, come quando si dice riforme costituzionali, ci si dà un tono, quando si dice diretta streaming, si dà un altro tono. E così via. Però sarà bello vedere la Maria Elena Boschi, perché sta diventando un personaggio in virtù della sua carineria, no? Perché insomma, i politici non è che sono tutti belli come lei, diciamola tutta, su, a parte qualcun'altra, la Carfagna, ci fu, come si chiama, la Minetti no, perché non era alla Camera, però insomma pure la Minetti, consigliera comunale, oppure altre, no? Ricordo anche Cicciolina. Insomma, non è facile vedere queste belle ragazze, anche giovani, cercano di sabotarmi, insomma, nella politica. Quindi quando una ragazza carina o bella va in politica, acquisisce ancora di più, no? Un tono di, diciamo, di eros, piacevole da vedere. Quindi in diretta streaming, poi lei è molto. Lei è toscana, anche lei, mi sembra, anche lei fiorentina, boh. Quindi insomma, legale in qualche modo anche a Matteo Renzi, anche da un punto di vista genetico originale. Abbiamo detto tutto? Diretta streaming quando? Non si sa bene ancora l'orario, ve lo diremo casomai con una notazione in questo caso qui, qui lo mettiamo qui, la diretta streaming, ecco, puoi vedere la diretta streaming qua. La tengo in mano, ecco qui, così clicchi qui e te la vai a vedere. Ciao a tutti, alla prossima. Ah, è Forza Italia.